Allora, ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Unique ed eccoci tornati su Room Escape 501. Dunque, oggi faremo l'episodio 22, o meglio il livello 22, quindi andiamo subito ad iniziare. Quello è ambientato in un faro. Mystic Lighthouse Escape è ancora un altro punto interessante a fare click sul tipo nuovo gioco di escape della stanza. Immagina una situazione che sia intrappolata dentro una casa chiara, non c'è nessuno che ti aiuti a venire fuori dalla casa chiara. Ora è la tua brillantezza che ti aiuterà. Questo potrebbe accadere solo se si ha l'impazienza, poiché siete la persona a risolvere i problemi della natura, sicuramente prenderai gli oggetti necessari per risolvere i puzzle. Come sempre, un italiano perfetto. Allora, dobbiamo scappare da sto faro. Iniziamo a guardarci intorno. Qui abbiamo queste 5 stelle che per il momento non sono interagibili. Qui abbiamo una teiera. Recuperiamo la teiera. Qui abbiamo 3 pesci che per il momento non sono interagibili. Che poi sono 3 balene, ma vabbè. 3 secchi, che non so esattamente a cosa servono. Una bussola, una combinazione numerica, un buco nel muro. Wow! Dei simboli su delle tavole da surf. Questo punto non so cosa serve, a meno che non ci devo versare qualcosa. Oh! Cosa abbiamo qui? Stella marina, pesce, polpo. Che poi è una balena. Quindi stella marina, pesce, polpo. Che era una balena. Chisel. Chisel. Ci serve il chisel. Ok, so che non fa ridere. Una scarpa da... Una scarpa di che? Ci metto il tè dentro alla scarpa? Ci metto il chisel nella scarpa? Il compass nella scarpa? Che poi non è un compass, ma è una bussola, solamente che in inglese si chiamano. C'è una stufa con del legno e ho preso un fire stick. Ok. Appiccio l'incendio a questo coso qui? No. Ci sono queste stelline qua. Vediamo la stanza accanto. Allora, abbiamo un puzzle. Allora. Vediamo di che tipologia è. Ho capito. Quindi dobbiamo trovare i pezzi giusti. Vediamo un po'. Questo qua? No, non va bene. Ok ragazzi, ho quasi risolto il puzzle, come potete vedere, rimane solamente un pezzo da posizionare. Ed ecco fatto. Perfetto. E ora abbiamo sbloccato una bottiglia di latte. Chisel, stappala. Fuoco, riscalda il latte. No, quanto pare no. Il latte non si può riscaldare. Ok. Qui cosa c'è? Un ragno incastrato in mezzo a due pantofole. Fuoco, scaccia il ragno. E abbiamo recuperato le due pantofole ad infradito. Cioè due ciabatte ad infradito. Non prende l'altra, ok. Prendiamo una e andiamo a fare con il chisel. No. Col fuoco. No.
con lo stivale. Ok, no. Con la teiera, no. Ah, non ho visto una teiera, cosa c'è a proposito? Cisella, no. Fuochella, no. Latte, no, è vero, il latte no. Pantofola, no. Non so cosa fare con sta teiera. Vediamo un po', andiamo. Una cosa alla volta. Dunque, recuperiamo questa corda. Bruciamo la corda. Boh, non so. Qui cosa c'è? Quattro timoni. Che forse vanno qui? No, questa è una combinazione che ancora non abbiamo. Ok, questo cos'è? Tre Titanic, come se non ne bastasse uno. Vediamo un po'. Qui, qui va la bussola. Ecco qua. E ora che ho messo qui la bussola. Ah, la tazza della teiera. L'altra tazza della teiera. Non giri più? Non vuole dire più. Ok, quindi mettiamo le due tazze da teiera qui e vediamo cosa succede. No. Oh, tazze e del fuoco. No. Cosa ci faccio con queste due tazze? Qui c'è ancora del fuoco. E se ci metto. Uffi, non posso buttarci nulla? Fuoco, no. Cisel, no. Indizio, scelgo te. Qui? Oh, dove cappero era quello? Ok. Legnetto. No, eh. Cosa ci faccio con questo? Do fuoco al legnetto? No. Cisello e legnetto. No, che idiozia. Suggerimento. Ma io ho cliccato su questo coso. Un'ancora? Cosa ci faceva un'ancora lì? Suggerimento? La corda. Oh! E perché ora possiamo usare la corda? Giustamente possiamo legare la corda all'angorani. Ok. No, non possiamo legare la corda all'angora, ma possiamo. Cosa ci faccio con sta corda? Perché i suggerimenti mi hanno indicato questo? Gli do fuoco! La cesello! Cosa ci devo fare con sta corda? Il sandalo. Dovevo rompere il sandalo? Slipper strap. Cosa? Ragazzi, non sto capendo. Ancora? No. Ancora, ancora, parlami, oh ancora mia. Una fionda. Ok, ho la fionda. Ma sei serio? Cosa devo lanciare? Fuoco? Una cesella? No. Non sto capendo. Guadagnare monete, sì. Quotidiano, sì. 70 monete. Perché stavolta? Grazie. Cosa? Oh, qui si usa il cesel. Ui. Oh, con quanto baccano non me lo dici. Cos'è sta roba? Un chiodo? Sì, un chiodo? Una pietra. Perché adesso noi possiamo mettere la pietra nella fionda, lanciarla, cade la corda, la recuperiamo, prendiamo l'ancora, leghiamo la corda e abbiamo l'ancora. Ma certo, ma che ce devo fare?
Non me lo dice ancora. Cosa devo fare con questa ancora? Ancora, ancora. Ho un'ancora, ancora. Non so cosa fare. Boh, la leggo al lampadario? Davvero? Ma io l'ho detto così per scherzo. Quindi suppongo che devo accendere le candele. Viola, arancione, rosso, blu, celeste. Ok. Viola, arancione, rosso, blu, celeste. Ho combinazioni cromatiche? No, mi sembra. A cosa serve? Le stelle. Viola, giallo. Rosso, blu, celeste, spazzola. Per la scarpa! La spazzola è per la scarpa. Non è per la scarpa. Non è per lo stivale la spazzola. La spazzola è inutile. È per il latte la spazzola. Spazzoliamo un po' di latte. Pettiniamo le sedie. Chissà se qualcuno capirà la battuta. Allora, andiamo avanti. Pettiniamo questo, va. Allora. Qui ci vuole una combinazione numerica. Vediamo un po'. Dunque. Indiziami. Devo buttare la spazzola nel fuoco. No. Cosa devo fare con sto fuoco? Cosa devo fare con sto fuoco? Le tavole. Devo spazzolare le tavole. Devo spazzolare. Davvero? Ma perché? Nave, faro, binocolo, timone. Ma perché devo spazzolare le. Le tavole da surf. Ma sì, ma spazzoliamo un coltello. Cosa devo farci col coltello? Devo accoltellare qualche creatura. Dunque. Il coltello mi servirà per togliere il tappo della bottiglia. Ma mai nella vita? Allora mi servirà per aprire lo stivale? Sì. Sì. Ok. Più X e poi l'altro lato? Ok. No. Più X lato. Un cannocchiale. Perché un cannocchiale? Ah, giusto, telescopio. Questo è un telescopio, giusto. Boh. Latte? Mi sarei sorpreso del contrario. Indizimi? Ancora con sto fuoco? Toh, butto un telescopio nel fuoco? No, ovviamente. Ah, c'è la finestra interagibile, giustamente. Abbiamo una nave, un Titanic, che sarebbe una. Questa più che un Titanic è una portaerea. Poi è il Titanic, non un Titanic. E poi una nave da crociera. Ok. Il vaporetto, la nave portaerei e la nave da crociera. E abbiamo trovato l'apribottiglie. Questo mi serviva per stappare la bottiglia del latte. Perché all'interno del latte. Ah no, per prendere il latte. Ok. Perché ora devo versare il latte nella teiera. Nespa. Quindi quando io l'altra volta chiamai la teiera bolli latte, non feci un errore, lo so che questa teiera ora la usiamo per il latte. Mi sembra normale, no?
Ovviamente ora il latte è freddo. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riscaldarlo, quindi... Come no? Come no? Ma è la cosa più... Ecco, lo dicevo. Bene, una volta riscaldato il latte, pronto per essere servito. Scotta, 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 scotta. Ma dimmi tu, ma dimmi tu. Latte dentro le due tazze e otteniamo la combinazione numerica, ovvero 846, che è la combinazione che ci serve per uscire da questa matti. 846, via. 846. Urrà, siamo evasi! Oddio, che livello! Devo ammettere, questa volta sono riuscito a fare Infinity. Ma perché? Cioè, ogni volta che faccio il livello bene esce Infinity. E perché mi gioco? Perché conosci il mio nome? Come tu conoscere mio nome, gioco? Perché pure tu mi prendere per il chiurlo? Allora, devo dire che questa volta sono riuscito a fare ragionamenti molto più fatti bene, diciamo, sì. Sono riuscito a fare ragionamenti migliori questa volta. Bene, ragazzi, io chiudo qua il video. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, attivate la campanellina in modo che vi arrivino le notifiche sempre si decidono ad arrivare. Contatemi per sapere se vi è piaciuto questo video. E... Al prossimo episodio di Room Escape 501 o di qualche altra serie. Ciao!